Diciamo di voler creare un canvas o Instant Experience per Facebook. La prima cosa da fare è andare su Strumenti di pubblicazione. Da questo pannello possiamo scegliere Instant Experience Canvas. A questo punto non ne abbiamo ancora nessuno creato, per cui ne creiamo uno nuovo. Da questo pannello è possibile gestire quello che sarà l'aspetto del nostro canvas. La prima cosa da fare, le impostazioni secondo me le lasciamo così. Tanto poi andremo a inserire dei contenuti in questo caso, quindi non avremo bisogno di toccarle. La prima cosa da fare è aggiungere componente e noi aggiungiamo una foto e gli diciamo OK. Ok, questa sarà la prima slide del nostro canvas. Qui abbiamo la grafica del canvas già pronta, per cui io posso trascinare qui la mia immagine e questo è l'inizio del mio canvas. Per cui questa è la slide numero 1, questa è la parte che sarà visibile. Dopodiché aggiungo un'altra componente, se andiamo a vedere qui la prima parte punta giù e anche la seconda parte punta giù, quindi queste sono due foto, quindi io vado a inserire un'altra foto e vado a inserirla qui. Adesso lui se la prende, quindi questo sarà l'aspetto delle prime due slide. A questo punto continuando a scendere abbiamo invece un carosello, per cui quello che dobbiamo fare, io man mano chiudo per avere ordine, si possono anche tenere aperte, a questo punto facciamo aggiungi carosello e qui vedete che abbiamo una serie di immagini che possiamo aggiungere, per cui andiamo ad aggiungere la prima e lui me la posiziona, andiamo ad aggiungere la seconda. Tempo di prenderla ecco quindi abbiamo inserito la prima e sono già scorribili e la seconda andiamo ad aggiungere una terza perché in questo caso ce n'è una terza ok e così il nostro carosello è completo a questo punto abbiamo una che punta in giù quindi è di nuovo una foto quindi andiamo ad aggiungere una nuova foto Aggiungiamo questo contenuto qui dentro che si andrà ad aggiungere qua sotto. Giusto il tempo di caricarla. Ecco qui che l'ha caricata. A questo punto abbiamo per concludere un ultimo carosello da due immagini, per cui inseriamo un ultimo carosello e andiamo a prendere la prima foto e la trasciniamo qui. Una volta che l'ha caricata andiamo a prendere la seconda e ultima foto e la trasciniamo qui. Ora come ultima cosa possiamo aggiungere su questo pannello dove ci ha riportato un link di un sito, possiamo andare ad aggiungere il sito. In questo modo questo pannello diventa un bottone che è cliccabile. Come ultima cosa, si può in certi casi aggiungere uno Shop Locator. In questo caso, vedo che non è disponibile perché probabilmente lo Shop Locator non è stato inserito eh, nella scheda Business Manager di questa pagina. Una volta che ho terminato, posso cliccare su Salva. A questo punto il mio canvas è qui salvato. Io non l'ho rinominato, lo si può nominare. Riporta la data in cui è stato creato ed è pronto per essere pubblicato.